Nadia Calamai. Dovete affrontare il Santa Marinella Basket, che le statistiche dicono un pareggio e una vittoria. Loro hanno vinto in campionato, voi invece avete perso a Palasever. Sì, sicuramente è una partita tosta, ci aspetta domani, ma l'affronteremo con tutta la grinta possibile. Loro sono una squadra molto completa sotto ogni punto di vista, di ruoli, di gestione e di organizzazione. E noi ce la metteremo tutta per dargli del filo da torcere. È stata una partita, quello col Castel San Pietro, molto macchinosa, molti falli sotto canestro, imprecisioni e pochi tiri da 3 punti. Come mai? È uno schema ancora da provare, schemi ancora da provare. Ma sicuramente noi ancora dobbiamo trovare un nostro ritmo e equilibrio sia in fase offensiva che difensiva. Stiamo lavorando duramente in settimana per raggiungere questo obiettivo e per soprattutto lavorare sulle cose che non sono funzionate molto settimana scorsa. La partita ha avuto un po' di alti e bassi, soprattutto da parte nostra, ma appunto cercheremo in ogni modo di migliorare questi nostri limiti per fare quanto più possibile nel resto del campionato. Quali le differenze tra la 3 e la 2? Ma sicuramente fisiche, in quanto in A2 è un gioco molto più tosto fisico e troviamo avversarie molto anche di strutture molto grosse anche rispetto ai nostri ruoli. E poi senza dubbio anche tecniche, in quanto appunto abbiamo visto anche sabato dove se viene commesso un errore viene subito punito, cosa che in A3 non sempre si verificava, insomma.